Alta tensione a Buenos Aires, dove violenti scontri sono tornati a verificarsi in occasione di un vertice dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio. A dare il via ai disordini, secondo quanto riportato dai media locali, un gruppo di manifestanti alla coda di un corteo altrimenti pacifico. Avrebbero lanciato sassi e bottiglie contro i furgoni delle TV, distruggendo inoltre le vetrine di alcuni negozi in una strada non distante dall'area in cui il vertice volge ora al termine. Alla testa del corteo, a cui hanno partecipato migliaia di manifestanti provenienti da partiti e organizzazioni della società civile, c'era il gruppo delle madri di Plaza de Mayo, i cui figli scomparvero durante la dittatura militare del 76. Marciamo per la nostra libertà e il nostro diritto all'autodeterminazione. Non vogliamo che ci vengano imposte politiche affamanti, disoccupazione, sottrazione di sovranità. E quella di Buenos Aires è la prima riunione indetta dall'Organizzazione per il Commercio in un paese sudamericano. Martedì i rappresentanti di Giappone, Stati Uniti e Unione Europea hanno adottato una dichiarazione congiunta con la quale si impegnano a combattere le pratiche con cui alcuni paesi starebbero determinando distorsioni nel mercato. Il riferimento è soprattutto alla Cina, che secondo il commissario europeo Cecilia Malmström starebbe inondando i mercati di prodotti sotto costo, con ricadute molto gravi per l'occupazione.